Dottore, ma secondo lei la tristezza all'arrivo della gioia se ne va? O la gioia ci si appoggia sopra e la tristezza comunque rimane? Beh, dipende da cosa si intende per comunque. Nel nostro corpo, veda, ci sono le vie strabiliari che ci fanno vedere lo sbalorditivo. Dobbiamo usare quelle per vedere non gli occhi che ormai sono stanchi, è l'arcano di Noè, è il nostro segreto, quello che si butta fuori, il rombo del tuono che annuncia a tutti i soggetti la fine del pregiudizio universale. Oh, dottore, ieri all'ufficio soggetti smarriti c'era una coda lunga così. La coda è quella dell'animale che in noi non va tagliata. Ma io temo il bestiale, dottore. È l'umano quello che deve temere. La guerra è umana, la vendetta è umana, la colpa è umana. Invece di temer l'umano, provi col sovraumano, abdichi all'impossibile, entri nell'incredibile, scopra la diagonale dell'orizzonte o capovolga l'infinito, esca dal reparto dell'infimo. Lei ha l'anima in mutande. Mi coglie impreparata, dottore. Colta e impreparata, ma colta. Ci sono uomini piccoli piccoli che non cresceranno mai, sono i non sai. Esseri in miniatura, quelli sì, contro natura. Non imiti, non si limiti, oltrepassi, scelga, preferisca prima di essere ferita. Cerchi, scavi, scovi. Ma mi chiede molto! È di molto che abbiamo bisogno. A forza di poco ci riduciamo così. E poi ci lamentiamo di come siamo ridotti. Dobbiamo fare come certi cavalli, andare al troppo. Sì, solo così possiamo saltare il grande ostacolo, l'innocuo, il vacuo che spegne la potenza e la luce. Chiudete e vi sarà aperto, sta scritto nel libro delle impossibilità. Chiuda con un periodo e vedrà che se ne aprirà un altro. E non si preoccupi di capire, senta, ascolti i battiti del cuore che fa le bizzeffe, deve strafare. Ma ci vuole una certa carica, no? Ma certo, e guardi le alte cariche dello stato delle cose. Devono saltare sul più bello. Non possiamo avere sempre i soliti pensieri da decubito. Altrimenti ci saranno sempre cantanti che creano lesioni alle colonne sonore, presentatori che ci paralizzano la vita, uomini morti che sono ancora vivi e vivi che non sono ancora nati. Oh, mi viene da dire che siamo nati per nascere. Molto bene, brava, ma di questo ne parliamo la prossima settimana. A venerdì. Sì, a venerdì, dottore.